Ciao ragazzi, bentrovati e siamo qui perché vi volevo mostrare gli ultimi arrivi, gli ultimi acquisti di questo anno solare, il 2020. E finalmente il pacco mi è arrivato da Zabbi, sono tre titoli che adesso unboxerò tutti a sfondo letteralmente horror. Primo titolo in questione, un film del grandissimo Lucio Fulci, The Black Cat, dove il protagonista è assolutamente e indubbiamente il gatto nero. E tra l'altro con questo film in scala 1 a 1 mi hanno dato che cosa? Adesso ve lo mostro. Eccolo qui ragazzi, letteralmente come potete vedere il protagonista del film, che lui è Salem, non è tanto contento, è un po' timido, diciamo, non vuole farsi vedere nelle interviste ed eccolo qui. Niente, adesso lo lasciamo andare perché sa, gli artisti sono molto richiesti. Ebbene, perciò ragazzi, The Black Cat, recupero appunto da Zabbi, c'era l'offerta due titoli al prezzo di uno e perciò ne ho approfittato. Sto recuperando un po' tutta la filmografia di Lucio Fulci insieme a quella dell'altro grandissimo maestro Dario Argento, che prima di, diciamo, di essere in questo lento declino delle ultime pellicole che ha fatto, c'è da dire che nei tempi passati ha fatto dei capolavori assoluti, ricordando Sospira, Profondo Rosso, ma tanti altri, e due li ho recuperati proprio adesso. Il primo è Tenebre, fantastico veramente, e l'altro è Fenomena, anche questo ragazzi. Questi sono dei cult assoluti di Dario Argento. Tutte queste tre edizioni, tra l'altro, che potete vedere, sono tutte logicamente edizioni inglesi, tutte collaudate in italiano e tutti la particolarità che hanno la copertina reversibile. Per dire, The Black Cat, io ho lasciato questa che è molto bella, accattivante, ma se no possiamo vedere che potete girarla tranquillamente e c'è anche questa. Anche questa devo dire che non è male. Poi invece per quanto riguarda Fenomeni e Tenebre le ho girate io perché mi piacevano di più, per dire io ho messo questa che è la classica che abbiamo visto già sui DVD passati di un tempo, ma era direttamente così se no la copertina come quando l'ho acquistata. Però è anche carina questo fatto della doppia reversibilità perché ognuno mette a suo piacimento quella che gradisce di più. E per quanto riguarda Tenebre, anche in questo caso ho preso la pellicola, il poster più conosciuto, più iconico, mentre dall'altra parte abbiamo questo. Che questo è carino, ma rispetto a questo mi piace meno. E questi tre, per dire, diciamo, soprattutto gli ultimi due di Dario Argento, li metterò insieme agli altri che avevo già, ovvero l'Uccello dalle piume di cristallo, questa era la limited edition, e poi praticamente, oltre le uccelli del primo cristallo, abbiamo questo qua, il gatto a nove code. E poi, come vi ho detto prima, avevo dell'Arrow Video sempre Deep Red, profondo rosso. Mentre Suspiria ce l'avevo in un'altra edizione. Comunque sono molto belle, devo dire, questa catena dell'Arrow Video, perché messe assieme, vedete, dopo abbiamo un fotogramma, diciamo, un quadratino che riprende la pellicola con la scritta Arrow Video. Bene ragazzi, questo era un unboxing veloce perché i titoli erano solamente tre e adesso io vi auguro una continuazione di buone feste e buon anno. Noi ci vediamo comunque prestissimo perché in viaggio ci sono sempre dei pacchi che stanno per arrivare e anche uno che ho ordinato sempre da Zabbi, sempre a sfondo horror, ma quello arriverà sicuramente tra qualche tempo. Io ragazzi vi ringrazio, spero che il video vi sia piaciuto. Ciao ragazzi, auguri ancora, buone feste e buon anno.